È una giornata però importante, perché l'attenzione del FAI su un immobile così prestigioso e allo stesso tempo così maltrattato nel corso dei decenni è una cosa molto importante che ci aiuterà, credo, nel prosieguo per la valorizzazione di questo edificio, che merita un futuro migliore di quello che ha avuto. È un bene comune, aggiungo io, e quindi comune di tutte le generazioni, per cui ben venga che i giovani si approprino di questi luoghi, inizino a conoscerli e ad amarli. Noi comunque ci siamo, per chi verrà, siamo pronti a raccontare questa storia, a far vedere questo luogo e a suggerire un'attenzione, sensibilizzare per il futuro. È un posto magico. In tutto questo c'è un mix di interessi, di fascino, di suggestioni che meritano assolutamente una vista. Dopo tutta la sua storia, Palazzo degli Ambrogi, poi Villa Medicea dell'Ambrogiana, poi con i Lorena e poi dopo invece nell'ultimo periodo dove è diventata manicomio criminale, ospedale psichiatrico giudiziario, adesso finalmente la cittadinanza può riappropriarsene. È visitabile una parte del plesso principale con le quattro torri, fra cui la corte e la cappellina, poi si può visitare un pezzettino della seconda sezione, che è questa che vedete dietro di me, seconda sezione negli ultimi 120 anni, ma prima era il corridoio di Cosimo III, il corridoio devozionale, ornato da 120 tele del Cinqui, che consentiva al Granduca di arrivare alla chiesa dell'Ambrogiana, da lui costruita, impiantando qui a Montelupo i frati francescani minori alcantarini che lui aveva conosciuto in un viaggio giovanile in Spagna. Alle mie spalle potete vedere l'ultima parte del compendio, che sarebbero le scuderie lorenesi, quindi di una fase successiva, bellissime, e questo è il plesso che ha funzionato fino a 2 anni fa ancora come OPG, come carcere, quindi è stato totalmente riadattato alle esigenze carcerarie ed è il plesso, diciamo, in più in sicurezza, che si può visitare più tranquillamente. C'è sempre una grande affluenza di persone curiose di vedere questa parte di città che i montelupini non solo possono percepire soltanto da fuori. Ecco, l'impressione che fa è veramente forte, perché ci si accorge una volta entrati che c'è un altro pezzo di paese, una vera e propria città nella città, della quale da fuori non si scorge niente per via delle alte mura che da sempre la proteggono. Stamani è arrivata una donna montata a fare il e poi il cibo è arrivato tutto tossico.